Ciao a tutti cari amici di Uno Sguardo al Passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana e questa volta vi propongo un argomento particolare, ovvero uno degli amori di Vincenzo Bellini. Avete presente quegli amori che ovviamente ispirarono quale linfa vitale le composizioni del Cigno Catanese? Passioni, sogni, ma anche dolcezza, tormenti che ancora oggi ascoltiamo nella sua musica. Ed ora scopriamo un po' la loro provenienza, da quali donne deriva tutto ciò, a chi dobbiamo questi tumulti dell'animo del giovane compositore che ritroviamo appunto nella sua musica. Scopriamo il primo. Sigla! Le eroine delle opere belliniane ci svelano molto della personalità del compositore catanese e di tutta la concezione dell'amore ottocentesco. Troviamo queste vicende sentimentali molto difficili, intricate, da Norma tradita a Bianca disprezzata. Pare insomma che questo amore nella concezione ottocentesca dovesse essere struggente, sofferto e fondamentalmente infelice nella sua impossibilità di esprimersi. E ovviamente Bellini non si discosta da tutto ciò. Vincenzo Bellini era un giovane bello, alto, biondo, di successo. Chi lo incontrava aveva la sensazione di incontrare l'incarnazione stessa della bellezza e del candore. Un giovane melanconico e amabile, la cui bellezza lo aiutava a non incontrare, diciamo così, particolari difficoltà nel conquistare il cuore di una giovane donna. Ora vediamo però un giovanissimo Vincenzo Bellini, cioè ancora adolescente, preadolescente, uno studente di musica alla ricerca della propria affermazione proprio nell'ambito musicale e che guadagnava così qualche spicciolo principalmente grazie a piccole composizioni e piccole esecuzioni per le feste nei palazzi dell'aristocrazia catanese. A soli 12 anni Bellini, infatti, sembrava già un ometto, alto, magro, ben formato, dalla carnagione rosea e con dei bei capelli biondi che sembravano dei fili d'oro e che ricadevano come onde sulle guance e sulle spalle. Ed è proprio di questo periodo il suo primo amore, di cui noi, almeno quello di cui abbiamo notizia, e fu per la figlia di un notaio, una vicina di casa, insomma, la ragazza della porta accanto, Maria Politi, detta anche Marietta. Ma com'era questa Marietta, di un paio d'anni in realtà più giovane del nostro Vincenzo? Brunetta di carnagione, ravvivata da un bel vermiglio, occhi e capelli nerissimi, bocca di vivo corallo, una voce soave e patetica e una straordinaria disposizione all'arte armonica. Ce la descrivono come una bella giovane, insomma, però io faccio difficoltà addirittura a definirla giovane perché in realtà doveva avere più o meno 10 anni, quindi era proprio una bambina. Vincenzo, in quella famiglia dei vicini, era praticamente di casa. Lo conoscevano ovviamente da sempre. Spesso Vincenzo da bambino aveva passato il suo tempo a giocare con Marietta e anche con gli altri fratelli, e altrettanto spesso era stato appunto invitato a pranzo da loro. Insomma, era di casa. Particolare l'aneddoto che ci riporta Vincenzo e Marietta mentre giocavano con delle marionette e pare che Vincenzo chiese all'amica se suo padre in realtà potesse costruire un piccolo teatrino dove proprio poter giocare con quelle marionette, mettere in scena qualcosa. Insomma, lui avrebbe composto la musica e suonato, mentre lei avrebbe fatto recitare le marionette. Insomma, insistette talmente tanto che questo teatrino fu costruito e fu un bellissimo pretesto in realtà per i due bambini di poter così continuare a giocare assieme. Il padre di Marietta desiderava però che la giovane ricevesse una buona educazione anche di tipo musicale e fu scelto come suo insegnante il giovanissimo dodicenne Vincenzo, proprio quel giovane che per le sue grandi qualità in realtà stava già facendo parlare molto di sé. Da non trascurare il fatto che Vincenzo, oltre ad essere appunto l'affidabile e conosciuto vicino di casa, lui provenisse anche da una famiglia di noti musicisti. La famiglia Bellini vantava infatti ben 3 generazioni di musicisti, dunque anche questo fatto doveva essere assolutamente determinante in termini di competenza e anche di rispettabilità agli occhi di una famiglia come quella del notaio. Così un giorno Vincenzo fu invitato a casa di questo notaio,
accompagnato proprio da suo padre Rosario. L'intento era quello di far sentire a Marietta i notevoli progressi fatti nell'ultimo periodo da Vincenzo, in modo da far nascere in lei il desiderio di studiare musica. E il tentativo riuscì perfettamente. Così i due amici iniziarono a passare sempre più tempo assieme, anche esercitandosi appunto sul pianoforte e in questo caso sempre con la presenza del padre di Bellini. Vincenzo però scriveva per lei anche della musica, in modo che appunto lui la potesse suonare e lei la potesse cantare, però provavano ovviamente un po' di nascosto, cioè non erano le canoniche lezioni. E così, giorno dopo giorno, tra i due iniziò a sbocciare un tenerissimo ed innocentissimo amore puerile. Anche se, appunto, mi viene proprio da dire un amore infantile. Non si sa in realtà i due quanto ne fossero proprio consapevoli. Fu, diciamo, una tenera amicizia che pian piano inizia a sfociare in qualcosa di più. In modo del tutto innocente, tra l'altro. I bambini erano così come due fidanzatini, lui 12 anni e lei 10. Il primo ad accorgersi di tutto questo fu Rosario Bellini, il padre di Vincenzo, che li vide assieme in questi incontri segreti mentre Vincenzo suonava e Marietta cantava giocando con una di queste bambole marionette, come se questa bambola fosse innamorata di Vincenzo. Dunque come un'allusione che in realtà Marietta appunto fosse innamorata di Vincenzo. Rosario fece presente al figlio la situazione e Vincenzo ne fu imbarazzatissimo, fuggì dalla casa dei vicini proprio non volendone più sapere di suonare neanche sotto ordine del padre. Tuttavia, visto che ormai avevano provato più volte quell'arietta e facendo tutto il teatrino insomma con questa bambola, e decisero di fare appunto un'esecuzione teatrale in famiglia, probabilmente proprio con quel teatrino costruito per loro dal padre di Marietta. Un'esecuzione che fu in realtà ben applaudita dalla famiglia. Singolare è che una delle prime composizioni di Bellini, anzi la prima per voce e pianoforte, fu La Farfalletta, proprio per mezzo soprano e pianoforte, composta per una ragazza molto giovane. E che sia forse proprio la farfalletta, la galeotta Arietta? Forse sì, e non sono solo io in realtà a sostenerlo, ma studiosi ben più importanti di me. C'è anche però chi sostiene che la sua autenticità sia alquanto discutibile, ma questo ovviamente non smentisce e allo stesso tempo non prova nulla. L'Arietta fu composta nel 1813, dunque quando Bellini aveva in effetti 12 anni. Dunque, se tutto è stato riportato a dovere da Agostino Gallo, studioso dell'arte siciliano contemporaneo a Bellini, che ci riporta infatti questa storia, i tempi in realtà tornano. Possiamo dunque idealmente immaginare la bella Marietta cantare Farfalletta aspetta aspetta con una bambola in mano innamorata del suo bel biondo Vincenzo. Vediamo però assieme i versi di questa arietta, perché credo che li troverete adesso davvero illuminanti. Farfalletta, aspetta, aspetta, non volar con tanta fretta, far del mal non ti voglio. Ferma, appaga il desir mio, vo baciarti e il cibo darti, dai perigli preservarti, di cristallo stanza avrai e tranquilla ognor vivrai. La laurate screziate so che aprile t'ha ingemmate, che sei vaga, vispa e snella, fra tue eguali la più bella. E fin qui c'è questa bella e puerile descrizione di questa farfalla, appunto. Ma ascoltate con attenzione ora. Ma crindoro al mio tesoro, il fanciullo camo e adoro, e a te pari vispo e snello, fra i suoi eguali egli è il più bello. Chi è che ha il crin d'oro, i capelli biondi? Ma è ovviamente il giovane Vincenzo Bellini e guarda un po', è proprio il fanciullo camo e adoro. Presso uguali, il più bello. Ricordo che l'autore è proprio lo stesso Vincenzo Bellini e che ipoteticamente la scrisse proprio affinché la cantasse Marietta. Vo carpirti adesso offrirti, più che rose, giglie e mirti, ti fia caro il mio fanciullo e da lui sarai trastullo. Quindi c'è il desiderio di donare questa farfalla al suo caro in modo che lui possa giocarci, possa allietare il suo tempo.
Nell'aspetto e terso petto roseggigli al mio diletto. Vieni, scampa dai perigli, non cercar più rose e gigli. Il suo caro dunque è limpido, puro come le rose e i gigli, quindi farfalletta, lascia stare i fiori, lascia stare i pericoli. Stai con il suo Vincenzo. E adesso possiamo immaginare ancora meglio lo stupore di Rosario Bellini nell'ascoltare l'arietta e nel vedere suo figlio al pianoforte e Marietta mimare tutto questo trasporto verso il figlio con la sua bambola. Certo che, soprattutto per l'epoca, quella situazione doveva sembrare un po' al limite del concesso, o perlomeno doveva essere un bel campanello d'allarme. La famiglia Bellini si trasferì nel 1916 in un appartamento più grande e Vincenzo andò ovviamente con loro per poi trasferirsi poco dopo con suo nonno, una scelta fatta forse sia per ragioni di tipo economico sia affinché il nonno, e ricordo che era appunto un musicista anche lui, potesse istruirlo in modo più costante nella musica. È probabile che a seguito di tutto questo le lezioni di Vincenzo e Marietta terminarono. Forse fu a causa del trasferimento, oppure fu deciso dalle famiglie per, diciamo, prevenire lo sbocciare di qualcosa che sarebbe stato poi invece più difficile da gestire. Certo è che Vincenzo ricordò sempre con incredibile tenerezza la sua fidanzatina d'infanzia, e questo lo sappiamo da Bellini stesso, mentre era a Palermo proprio nel 1832. Infatti, proprio in quell'occasione, Vincenzo venne a sapere che la sua Marietta si era sposata e che abitava proprio a Palermo, dove si trovava lui in quel momento, e decise così di andare a trovarla dopo tanti anni. Possiamo immaginare la dolcezza dell'incontro tra i due, che, fidanzatini insomma a parte, erano praticamente cresciuti assieme. Non persero inoltre occasione di riprendere le antiche abitudini. Lei scelse della musica per canto e piano, scritta proprio da Vincenzo, e così lui si mise a suonare il pianoforte e lei a cantare. E nel mentre lui le faceva come un po' di lezione, proprio come facevano da piccoli, faceva da maestro correggendole qualche errore. Lei conservò quegli spartiti del suo Vincenzo praticamente per tutta la vita, assieme ad un ritratto che era sempre davanti ai suoi occhi, proprio nella sua stanza. Un amore dunque puerile, infantile, di cui oggi però possiamo ancora sognarne il profumo, proprio ascoltando questa splendida arietta da camera, dalla linea melodica così bella, fresca, insomma pulita. Eccoci dunque al termine di questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto e soprattutto se siete interessati ad un proseguo sulla vita amorosa del bellissimo Vincenzo Bellini. Al di là della curiosità appunto sulla vita di un personaggio di questo enorme rilievo musicale, credo però che sia anche un modo efficace per comprendere parte della sua musica. Si tende infatti spesso ad ascoltare, ad eseguire talvolta appunto la musica senza in realtà conoscere realmente da che cosa è stata scaturita, qual era lo stato d'animo del compositore in quel momento, chi ha ispirato quella musica. Credo sia però particolarmente importante saperlo. Io sono certa che se qualcuno dovesse eseguire questa farfalletta conoscendone la storia, mentre dirà Macrindoro al mio tesoro, penserà sicuramente ai capelli di Bellini e a Marietta che gioca con questa marionetta tutta innamorata. Ok, qualcuno dirà, ma è solo un'arietta. Sì, ma è ben diverso ascoltarla così, cioè senza saperne nulla o conoscerne la storia e cercare proprio nei versi e nella musica la traccia di questa storia. Questo non può in realtà che aiutare a dare una corretta interpretazione a ciò che si esegue. Non sono solo note. Senza di questo per me è sempre qualcosa che in realtà manca una comprensione più profonda, come se non comprendendola l'interprete appunto difficilmente potrà comprenderla un pubblico magari appunto non informato sull'argomento. Dunque attendo di sapere che cosa ne pensate, quale versione di questa arietta vi piace di più, insomma la cantante che preferite per questo pezzo, e ovviamente se volete un proseguo sulla vita amorosa del bellissimo Vincenzo Bellini.
Io vi mando un caro saluto e vi do appuntamento prestissimo, il prossimo giovedì, con un nuovo video. Ciao ciao!